La situazione è grave, noi docenti siamo qui tutti insieme riuniti a cercare le risposte che speriamo ci verranno date a breve e vogliamo assolutamente rientrare nel nostro edificio che noi abbiamo sentito sempre come sicuro. Io stessa ho mandato mio figlio e ho iscritto anche l'altro figlio, peraltro, che ha vissuto il periodo del terremoto e che adesso studia all'università. Noi vogliamo rientrare in quell'edificio che è la nostra storia, la storia del convitto, anche la storia del classico. Io sono stata allieva del liceo classico e mi permetto di dire che è una scuola che fa parte la storia della nostra città, quindi sottraendo a Teramo l'edificio del Melchiorre Delfico, stanno sottraendo a Teramo la storia della città, stanno sottraendo a Teramo il tessuto sociale che sarà difficilmente recuperabile, perché anche l'idea di spostare la scuola in dei moduli da terremotati è un'idea francamente infelice, perché priva la città del tessuto sociale, cioè dove ci sposterebbero, in quale luogo, ci priverebbero comunque della nostra storia. Noi abbiamo bisogno della nostra scuola, gli allievi che sono qui con noi oggi hanno bisogno della loro scuola, hanno bisogno di sentirci presenti e noi desideriamo che la politica faccia il suo, faccia il proprio mestiere, quello che non ha fatto fino adesso, quello di rendere le scuole sicure. Per tutti noi, per i nostri figli, non solo per noi docenti che siamo pronti ad affrontare tutte le difficoltà con i nostri allievi, ma per i nostri figli, sono i figli della città, sono i figli di Teramo.